Bentornati all'agenda del tempo libero. Da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio il Bosco Grande di Pavia riapre per accogliere tutti i bambini che vogliono giocare, fare passeggiate, sperimentare la propria manualità nei laboratori, curare gli asini e le caprette. Dalle 8.30 alle 16.30 la cascina dei bambini è a disposizione per trascorrere una giornata a contatto con la natura. Venerdì 6 gennaio alle 21 Tanzio Forte e Vinaccia terranno un concerto presso l'Auditorium San Dionigi di Vigevano. Sempre venerdì 6 gennaio a San Giorgio di Lomellina torna Cristina D'Avena. Si esibirà alle 17 nella chiesa parrocchiale con il coro Calliride. Domenica 8 gennaio alle 16 all'Auditorium San Dionigi la compagnia teatrale Il Grillo porta in scena lo spettacolo per bambini Il Brutto Anatroccolo. Fino a domenica 8 gennaio potete ammirare nella Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco di Vigevano la mostra Ritratto per Signora del maestro Giovanni Boldini. Continua nella strada sotterranea del Castello di Vigevano fino all'8 gennaio l'esposizione di presepi e diorami dell'associazione italiana Amici del Presepio. Un percorso tra una trentina di natività. Tra le opere potrete ammirare 7 presepi tipici di Cracovia e conosciuti in tutto il mondo. Fino al 15 gennaio 70 presepi saranno esposti nella sala Virginio Trespi di Belgioioso, ex chiesa dei frati di Viale Dante 13. L'evento è organizzato dall'associazione Presepisti e Artisti di Belgioioso. Con questo è tutto, l'agenda del tempo libero torna domani.